Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici e benvenuti a una nuova puntata di Constitutions on Air. Sono Carla e oggi parliamo dell'articolo 4 che recita: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il nostro Stato riconosce il diritto al lavoro e si impegna a mettere in atto delle misure che rendano effettivo questo diritto, tentando di dare delle opportunità concrete. Ma perché è così importante il lavoro? È una domanda che a malapena ci poniamo, è scontata. Lavorare serve a sostentarci economicamente, ma non solo. Il lavoro ci forma, ci rende ciò che siamo. Ha una dimensione cruciale ed è per questo che la Costituzione tenta di proteggerci. Ognuno di noi, secondo l'articolo 4, può scegliere liberamente il lavoro che vuole. Nessuno ce lo impone, a patto che questo lavoro contribuisca al progresso della società. Ognuno dà il proprio contributo, ciascuno, come in un quadro, con il suo lavoro riempie una parte di tela, la dipinge. I lavoratori hanno lottato per anni per ottenere i loro diritti, a volte vengono tutelati, a volte meno. Oggi ci sono tante disparità occupazionali, tra uomini e donne, tra nord e sud, tra etnie. Oggi tanti lavorano in nero, tanti un lavoro purtroppo lo vorrebbero, ma non lo trovano. Lo Stato prova a sostenerci, a seguirci. Noi, nel nostro piccolo, che non è mai così piccolo come sembra, teniamoci stretta la strada della legalità e i nostri diritti. Non dobbiamo barattarli mai. Il lavoro non è una merce, i lavoratori non sono una merce, i nostri diritti non sono una merce. L'Italia si costruisce sul lavoro di ognuno, ogni tipo di professione, dalle più umili, a volte invisibili, alle più note, porta avanti il paese. Ecco, proprio su questo voglio leggervi una poesia. Si intitola I nomi delle strade di Nino Pedretti. Le strade sono tutte di Mazzini, di Garibaldi, sono dei papi, di quelli che scrivono, che danno dei comandi, che fanno la guerra. E mai che ti capiti di vedere via di uno che faceva i berretti, via di uno che stava sotto un ciliegio, via di uno che non ha fatto niente perché andava a spasso sopra una cavalla, e pensare che il mondo è fatto di gente come me che mangia il radicchio alla finestra, contenta di stare d'estate a piedi nudi. Perché questa poesia? Perché il mondo, l'Italia, è fatta di persone e lavoratori che non hanno strade intitolate, ma che in fondo ogni giorno le percorrono e le costruiscono. Abbiamo ospite qui con noi il garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna, Marcello Marighelli. Buongiorno, garante. Diciamo che nel percorso della rieducazione e del reinserimento ha proprio grande importanza per il detenuto lavorare. I numeri dimostrano però che nel corso degli anni sono aumentati i detenuti e non i posti di lavoro a disposizione all'interno delle carceri. Ciò di cui abbiamo bisogno non è sicuramente ulteriore normativa. C'è la possibilità normativa di svolgere tantissime attività lavorative. Però ci mancano gli aspetti fondamentali. Intanto mancano gli spazi per svolgere il lavoro. E le carceri non sono state costruite per il lavoro dei detenuti. Le donne guadagnano molto meno degli uomini e sono anche molto meno impegnate degli uomini perché vittime di un sistema patriarcale. Anche in polizia penitenziaria c'è un grande divario occupazionale tra uomini e donne. Questo corpo infatti è stato aperto alle donne solo negli anni 90 e queste possono accedere solo alla sezione femminile. E se così non fosse? Quello che penalizza, se vogliamo parlare di lavoro pubblico ma anche di lavoro privato, è l'accesso alle carriere, l'accesso ai posti di responsabilità. Ora, nell'amministrazione penitenziaria dobbiamo però dire, almeno nella nostra regione, che abbiamo a che fare con molte direttrici donne, con molte anche comandanti della polizia penitenziaria donne. C'è ancora una cultura un po' arretrata, forse troppo paternalistica, che a volte vuole così esonerare le persone che si ritengono costituzionalmente più deboli da certi
da certi lavori. Io credo che questo sia un atteggiamento sbagliato e credo che si dovrebbero superare. Poi credo che le persone, tutte le donne, gli uomini, poi sanno da sé stabilire che cosa va bene per loro e che cosa si può fare. Io non vedo nessun impedimento ad un pieno utilizzo anche del personale femminile all'interno delle carceri. Va detto però che noi come garanti, ad esempio, abbiamo molta attenzione che ci siano comunque delle cautele, ad esempio nelle sezioni femminili e per le perquisizioni e per certe situazioni di contatto molto stretto. È chiaro che deve essere rispettato il diritto della persona detenuta ad essere a contatto con una persona del proprio genere. Senza lavoro in carcere si rischia di ricadere nell'ennesima frustrazione. Cosa si sente di consigliare a coloro che ci ascoltano? Su cosa fare leva? La scarsità del lavoro è una realtà. Spesso quando io ne parlo con altre persone sento dire che la scarsità del lavoro c'è anche fuori. E qui c'è un discorso difficile, molto sdrucciolevole, che mi trova molto perplesso. Ecco, io non vorrei mai che si affermasse che il lavoro, per quanto scarso, ha comunque, diciamo, una graduatoria per cui deve essere assegnato prima alle persone libere e poi alle persone in carcere. Io, nella mia esperienza lavorativa, ho vissuto una rivoluzione che c'è stata nel 1987, quando la legge ha stabilito che i detenuti avevano lo stesso diritto delle persone fuori dal carcere di iscriversi alle liste di collocamento. Io credo che più di tutto bisogna fare leva sulle persone e prima di tutto chi è in carcere deve fare leva su se stesso. Cioè fare leva su se stesso nel senso di cogliere tutte le occasioni. Perché le occasioni in carcere sono tantissime, tutte poi alla fine possono anche ricondursi al lavoro. Di fronte alla scarsità di risorse bisogna aprirsi alle esperienze e soprattutto bisogna cercare un rapporto con le persone. Io credo, e se posso dare un consiglio, non ne do mai, però se posso dare un consiglio è quello di cercare dei rapporti con i volontari, dei rapporti con le persone esterne, anche fuori dalla propria cerchia familiare. È importante che sia stata prevista la possibilità di avere colloqui così, con questo sistema a distanza, non solo con i cosiddetti congiunti, ma con tutti, anche con le persone esterne, che possono dare quella, così, aiutare un po' tutti ad aprire di più il proprio orizzonte. E secondo lei il fatto che la fedina penale incida sulla ricerca del lavoro non è una pena aggiuntiva della società? È una pena aggiuntiva che non dovrebbe esserci. Io sono affezionato ad una frase di Simone Weil, una filosofa che amo molto, che vedeva nella punizione un'opportunità. Perché estingue la colpa. La punizione estingue la colpa. Ecco, questo principio secondo me andrebbe affermato e scritto nelle leggi. Chi ha subito la punizione ha pagato, la colpa dovrebbe essere estinta e non si dovrebbe più pensare a nient'altro che a un ritorno a pieno diritto nella società. Siamo ancora molto lontano da questo. E allora, se anche qui possiamo dare un consiglio, scrivere. È importante quando si è in carcere, se non si ha una grande capacità di scrittura, cercare di frequentare la scuola, scrivere a tutti, scrivere, non stancarsi, scrivere i servizi sociali, scrivere i centri per l'impiego, bisogna scrivere e presentarsi. In relazione proprio a chi fornisce chi aiuta il detenuto a trovare un lavoro, possiamo dire che comunque il detenuto ha una certa poi responsabilità nei confronti di chi l'ha aiutato, quindi anche una responsabilità nei confronti del lavoro che gli è stato offerto? Tutti dobbiamo essere responsabili di quello che facciamo e di quello che realizziamo. Non è che il detenuto ha una maggiore responsabilità, io non ci credo a queste cose di gratitudine speciale. Non c'è niente di speciale. Io ho conosciuto nella mia vita
ho lavorato molto negli uffici di collocamento, sono stato all'ufficio di collocamento di Bologna, sono stato il responsabile di quell'ufficio e vi posso dire che i datori di lavoro non hanno nessun problema ad assumere anche persone che sono state in carcere, se queste persone sanno fare e hanno voglia di fare. Ci sono tante capacità nelle persone che sono in carcere, così come ce ne sono tante all'esterno. Anzi, proprio in un intervento che ho avuto l'opportunità di fare, io ho ricordato i detenuti che lavorano in carcere, tengono in piedi il carcere, lavorano nelle cucine, fanno le pulizie. Tutti i lavori che tengono in vita il carcere vengono fatti in gran parte dai detenuti e ne faranno, credo, sempre di più se vogliamo anche estendere la possibilità di lavoro per i detenuti.